Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Quest'oggi con un nuovo tutorial. Come sapete, ultimamente abbiamo un pochino cambiato le tempistiche, cambiato un po' le date di uscita dei vari video. Il tutorial di cui parleremo oggi, per interporci un attimo alle varie review che sono uscite ultimamente, è un tutorial dedicato alla pesca dello storione e delle carpe, quindi del carp fishing. Mi è stato chiesto, dopo la realizzazione del tutorial sull'A-Rig, di creare anche un tutorial sul D-Rig, ed eccolo qua. Quindi adesso andremo a vedere come creare una montatura per carpe e per storioni con il D-Rig. Bene ragazzi, andiamo a preparare appunto quest'oggi un finale per il D-Rig. Per prima cosa andiamo a prendere uno spezzone di filo. Ora io in questo caso lo prendo dal mulinello per una questione di semplicità. Preso 1,035, ma naturalmente la dimensione del filo andrà a variare naturalmente in base alla pescata che vorrete fare. Spero di averne preso un pezzo abbastanza lungo, non credo, e quindi lo riprendo. Ok, dicevo appunto, per quello che riguarda la lunghezza del filo, cioè scusatemi, la dimensione del vostro filo, non dovete far troppo riferimento comunque a questo video, perché io qua sto utilizzando un 35, ma in base alla tipologia di pescata che andrete ad impostare potrete prendere monofili più grandi oppure anche più sottili. Quindi andiamo a prendere il nostro amo, eccoci qua, e la prima cosa che dobbiamo fare è preparare la base nella parte alta per il D-Rig. Per fare questo andiamo a creare un'asola, eccola qua, prepariamo un'asola, prendiamo il nostro amo e andiamo appunto a fermare la nostra asola. Formata la nostra asola, andremo a fare 5 giri, quindi poi naturalmente il filo qua, 1, 2, 3, 4 e 5. Fatto questo, andiamo a passare il nostro filo, la nostra eccedenza, all'interno, inumidiamo, dell'asola creata e andiamo a stringere. Eccoci qua. Stringiamo bene ed ecco che il primo nodo è fatto. Lo portiamo un pochino più in alto, eccoci qua, e andiamo a tagliare l'eccedenza, non del tutto, perché questo baffo poi successivamente ci servirà. Questo baffettino qua, ragazzi, ci servirà successivamente. Fatto questo, andiamo a creare il vero e proprio D-Rig, ma prima andiamo a prendere una girellina piccola. Vedete? Nel mio caso è una girella doppia, perché ve lo spiegherò, ma di solito viene utilizzata una girella singola. Vi spiegherò poi successivamente perché io utilizzo una girellina piccola doppia. La inseriamo all'interno del nostro filo e andiamo a realizzare la nostra D. Eccola qua. E faremo naturalmente il nostro nodo non nodo. Passiamo il filo all'interno dell'occhiello e andiamo a realizzare il nostro nodo non nodo passando 5 volte. 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Facciamo attenzione a non far accavallare le spire. Un giro sopra le 5 spire e poi reinseriamo. Andiamo a serrare. In questo caso non serve inumidire perché non c'è sfregamento. Ecco fatto che la nostra D del nostro D-Rig è pronta. Invece dell'anellino metallico, come vedete, abbiamo una girellina. E adesso andremo a vedere perché. Prima di andare a vedere il funzionamento della nostra girellina, andiamo a scaldare con un accendino. Vediamo se ce l'ho in tasca, certo. Andiamo a scaldare l'eccedenza con un accendino, facendo attenzione naturalmente a non bruciare il resto del nostro finale. In questo modo, sulla lenza, vedete, si va a creare anche una piccola pallina, questa, che aiuterà anche a tenere ancora più saldo il nodo della nostra D. Ok, fatto questo possiamo, vedete, regolare il nodo in maniera tale da ottenere il risultato della D voluto. Eccoci qua.
questo caso andiamo a muoverlo ed ecco qua, abbiamo la nostra D. Prima di fare l'innesco andiamo a chiuderlo dalla parte opposta. Per chiuderlo, come sapete, io amo utilizzare una piccola gomma a protezione poi del nodo, ma anche per evitare appunto che poi il finale si ingarbugli. La inseriamo, facciamo una piccola asola cercando di farla non enorme, con un semplice cappio, con un nodo ad 8, eccetera eccetera, e andiamo, eccoci qua, a serrarla. Possiamo anche collegare direttamente una girella, io preferisco fare un piccolo cappio perché mi dà più possibilità di intercambiabilità appunto del finale stesso. Anche qui andiamo a tagliare l'eccedenza, che se le forbici non tagliano, un tagliaunghie può fare al caso nostro. Tac. Eccoci qua. Adesso andiamo a innescare la boils. Per innescare la boils, in questo caso una boils da 20, prendiamo il nostro ago da innesco e lo facciamo passare. Poi filo interdentale, ne prendiamo una buona quantità, eccoci qua, e lo andiamo a passare all'interno della nostra girellina, eccolo qua. Una volta doppiato lo prendiamo con il nostro ago e vi facciamo scorrere all'interno la nostra boils. Ok, facciamo scorrere totalmente i filamenti, 1 e 1, 2, e poi facciamo entrare la boils, vedete, io la faccio entrare fino al primo barilotto della nostra girella. Questo cosa mi permette di ottenere? Un fissaggio bello stabile, perché comunque il barilotto all'interno e l'anellino fanno presa, e allo stesso tempo però vedete la boils gira in maniera molto naturale. A questo punto non ci resta che prendere uno stopperino e andarlo a posizionare fra i due capi del nostro filo interdentale. Andiamo a fare un nodo, stando attenti a non far saltare fuori, come ho fatto io, lo stopperino, e andiamo a chiuderlo. Per maggiore sicurezza naturalmente rieffetteremo un altro paio di nodi, appunto per essere ancora più sicuri che non vada a perdersi la nostra boils, proprio perché ragazzi la boils è l'innesco, è la parte un po' più importante. Prendiamo le nostre forbici, tagliamo l'eccedenza. Per ottenere un risultato più pulito andiamo anche a bruciare gli eccessi del nostro filo interdentale. Eccoci qua, il nostro innesco è pronto. Quindi partendo dalla base, cioè quindi partendo, scusatemi, dall'aggancio con la lenza madre, avremo il nostro anello con la gommina a proteggere appunto il nostro nodo, il nostro finale ed il nostro D-rig correttamente montato. Eccolo qua, con la boils libera di muoversi e di essere pienamente catturante nei confronti dei nostri amici pesci. Eccoci qua, andiamo alla chiusura. Bene ragazzi, anche questo tutorial è giunto quasi al termine. Spero che questa montatura non vi sembri, questo finale, diciamo questa realizzazione finale, non vi sembri troppo complessa o troppo difficile. Spero di essere riuscito a spiegarvela nel migliore dei modi. Come sapete sto imparando insieme a voi queste cose, quindi ogni commento e ogni consiglio è ben accetto. Visto anche sulle review sono arrivati commenti molto interessanti su come svolgerle al meglio, quindi anche per quello che riguarda i tutorial sono molto felice se mi date consigli. Naturalmente non le critiche sterili, quanto però molto positivamente i commenti dove mi dite: guarda Nico, qui avrei fatto così, qui avrei fatto cosà, aggiungere questo, togliere questo. Questo farebbe veramente molto piacere.
Niente, detto questo vi ricordo che comunque se volete ancora tutorial su questa tipologia di finali, su questa tipologia di pesca, vi basta chiedere qui sotto nei commenti. Vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto di cliccare mi piace, commentare, condividere e di iscrivervi al nostro canale e di venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/itinerari di pesca e tenervi aggiornati con tutte le news del nostro canale e della nostra pagina sui nostri vari social, Twitter, Telegram ed Instagram. Detto questo vi rimando al prossimo tutorial e vi ricordo come sempre il nostro motto, catch and release!